vedendo l'esultanza di Matteo Adamo. Questo è il gol che sta regalando l'1-0 alla Roma primavera di Alberto De Rossi contro la rappresentativa locale KwaZulu Academy. Sta per riprendere il gioco, vedete già i giocatori schierati in campo. Seconda partita del girone A del torneo Under 19 di Durban. Stanno anche per iniziare i primi cambi, ne ho visti diversi dalla panchina di KwaZulu. Qualcosa si muove però anche per quanto riguarda Alberto De Rossi. Qui il primo cambio di KwaZulu, dentro Bengu con il numero 7. Pronto ad entrare anche Mafika Ndlovu, eccolo qui. Esce l'altro Ndlovu, il numero 16, numero 15. Dunque dentro Bengu e Ndlovu, fuori Nchunu e Protus Ndlovu. Anche Cox è entrato con il numero 19. Dentro anche Ndoi, Emanuele Ndoi con il numero 14, fuori poi Taviani per Vestenitsky. Adesso poi riorganizziamo anche le formazioni. Intanto Belvisi fa il lungo lancio proprio per Vestenitsky, attaccante classe 1996, slovacco. Pallone intanto per Paolelli sulla pressione proprio del nuovo entrato di KwaZulu, Bengu con il numero 7. Come detto è entrato anche il 9, Mafika Ndlovu, e il numero 19 Cox, che sta effettuando in questo momento la rimessa con le mani. Il pallone ancora per Cox, il colpo di testa a cercare Zungu. Pallone ancora per la Roma con Belvisi. Ricozzi chiama il pallone in avanti, eccolo Ricozzi, prova lungo linea con questo lancio lungo che però si spegne direttamente in fallo laterale. Ovviamente iniziano i cambi sia per KwaZulu che per la Roma. Interessante sarà vedere il numero 24 Vestenitsky, attaccante del 96. Eccolo qui, in cerca del pallone, viene però chiuso Vestenitsky. Allora si torna in difesa, De Santis. Pallone raso terra, cercare Taviani. Eccolo Vestenitsky, adesso Taviani, terra verde, dentro per Vestenitsky. Poi si muove molto bene il numero 9 Ndlovu, Mafika Ndlovu. Pellegrini. Williams ha provato a tenere questo pallone. Occhio qui all'iniziativa da parte di KwaZulu. Sembra che i cambi abbiano fatto bene. Poi il pallone esce nel momento in cui Ndlovu va a colpire, ma niente male questa iniziativa della formazione di Kwabe. Il rinvio di Marcheggiani su Paolelli, si va direttamente da Ricozzi, poi numero 18 a portare palla in avanti, Paolelli, c'è anche Belvisi sulla sua traiettoria, si va direttamente in avanti per Vestenitsky. Pallone messo in fallo laterale. Dicevo di Vestenitsky, centravanti slovacco, classe 96, arrivato a gennaio alla Roma dal Nitra, squadra slovacca ovviamente, in prestito è arrivato insieme allo svedese Berisha, che ricorderete se ne era parlato anche in chiave prima squadra di Berisha. Prestito di un anno e mezzo per lo slovacco numero 24, mentre c'è Verde che si incarica della battuta di questo calcio di punizione in favore della Roma, va col sinistro teso e se la cava con i pugni Maniwa, il pallone ancora dentro, Ricozzi non ci arriva, messo fuori, arriva anche il fischio dell'arbitro Cirinda. Dicevo, un anno e mezzo di prestito per Vestenitsky, dunque sarà nella Roma, visto che è arrivata a gennaio scorso, anche tutto il prossimo anno, giocherà con la primavera. Scorso anno ha giocato molto poco nella seconda parte della stagione con Alberto De Rossi, però ha giocato bene. Quest'anno quindi ci si attende che possa essere un po' anche la sua stagione lì davanti. Qui sbaglia intanto Pellegrini, favorisce allora KwaZulu che prova l'iniziativa offensiva. Provato Ndlovu, il pallone centralmente, se la cava. Prima Ricozzi, poi Adamo che fa subito uscire i suoi. Eccolo Vestenitsky. Tocca all'indietro il pallone, ma lo tocca male. Alla fine Pellegrini se la cava alla grande. Ancora Pellegrini, splendida questa apertura sulla sinistra. C'è Vestenitsky a seguire l'azione di Mariano. Va direttamente alla conclusione. Pallone che esce. Ci ha provato Francesco Di Mariano, numero 9.
Dunque è stato Taviani e qui guardando i ruoli non cambia nulla tatticamente, perché è uscito Taviani, è entrato Vestenischi in attacco con il numero 24, lungo lancio a cercare Adamo che adesso agisce sull'out di sinistra in attacco. Il pallone però è uscito, dunque la rimessa con le mani sarà in favore di Kwazulu. Lunga la battuta di Longua. Nciunu tocca sulla sinistra per Williams. Buona la chiusura qui da parte di Paolelli, poi però fa un buon lavoro Bengu, palla al piede, ancora Bengu, trova l'1-2, sempre Bengu dentro l'area di rigore per Ndlovu, in qualche modo si salva a Nocic e allora si rimpossessa del pallone la Roma con Pellegrini. L'apertura era cercare Di Mariano, ancora Bengu, molto attivo, appena entrato il numero 7, lascia sulla destra, l'altro numero 7 però, De Santis, la mette in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per Kwazulu, che ha cominciato molto bene il secondo tempo, stando a questi primi 5 minuti di gioco che sono trascorsi, ancora vantaggio Roma, grazie al gol di Adamo al 24esimo del primo tempo. Eccolo Bengu a lottare con l'altro 7 De Santis, alla fine però il suo cross esce direttamente e sarà rinvio per Gabriele Marcheggiani. Ricozzi, pallone per Adamo, largo il suggerimento per Francesco Di Mariano, prova a deludere la marcatura di Nene, ci riesce Di Mariano, torna indietro sempre da Ricozzi, questa volta il tocco morbido è a cercare Verde, buono il controllo, la mette giù Verde, buono anche il cross, Nene però con il petto direttamente al suo portiere Mbaniwa. Pellegrini, Belvisi, viene avanti il terzino destro, arginato però da Motlung, Verde, Pellegrini, Ricozzi, si libera anche dell'arbitro, Ricozzi va con il destro, Murato, pallone ancora per la Roma però, Anocic, pallone perso, allora da Adamo, prova a riorganizzarsi, Kwazulu, ma c'è De Santis a girare subito su Paolelli. Pellegrini dopo il servizio di Adamo, ancora Paolelli, la mette giù De Santis, Anocic, Ricozzi, Pellegrini, De Santis, c'è Di Mariano lì davanti, il pallone adesso è per lui, impreciso ma riesce comunque a raggiungere De Santis, Ricozzi. Stavolta va centralmente, pallone sporcato, arriva comunque a destinazione. L'apertura di Adamo è per Verde, c'è la sovrapposizione di Belvisi ma si accentra Verde, passa ancora da Ricozzi, dentro un buon pallone per Francesco Di Mariano, ancora Di Mariano, prova ad aggiustarsela, Pellegrini ce l'ha sul destro, lo prova, è arrivata però la chiusura di Longua. Adesso però sembra quasi un assedio, non ci si muove dalla tre quarti il Kwazulu con la Roma che attacca, qui il colpo di testa rischiosissimo, alla fine si salva Kwazulu dal calcio d'angolo, pallone semplicemente in fallo laterale, Vestenicki che comunque fa un gesto d'intesa al proprio compagno che lo ha servito, attenzione a Belvisi, sempre Vestenicki, era pronto al centro dell'area di rigore, ancora una chiusura, questa volta il pallone però è terminato in calcio d'angolo, va anche Belvisi in avanti. C'è De Santis, c'è ovviamente Vestenicki. Batte il corner Verde, ottimo il colpo di testa di Vestenicki. Pallone che ha scheggiato la traversa. Qui si dispera proprio Belvisi. Vediamo. Verde col sinistro. È Vestenicki però a colpire la traversa di testa in mischia. Subito entrato, appena entrato, subito vicino al gol del raddoppio per la Roma. Attaccante slovacco, classe 1996. Prova ad impostare intanto Zungu.
Nene riesce a tenere il possesso, ancora Zungu, si va centralmente, chiama palla a Longua, visto. Il lungo cross a cercare Mafik Anlovu, non si fida Belvisi, mette in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco allora per la squadra di Kwabe. Se ne occupa il nuovo entrato Tristan Cox. Pallone per Williams, si passa dalla difesa, ancora Williams, si fa vedere Cox, riceve adesso il pallone sull'out di sinistra, si accentra poi Ndlovu, buono il lavoro ancora una volta in copertura di Belvisi, ragazzo interessante Matteo Belvisi. Attenzione però all'iniziativa da parte del numero 7 Bengu, che qui fa davvero paura a Marcheggiani. Scheggiato l'incrocio dei pali da Bengu. Linda Melulecki Bengu, classe 1996, è entrato subito bene in partita. Già ricevuto tantissimi palloni nel corso di questi primi minuti del secondo tempo e qui scheggia l'incrocio dei pali. Brivido dunque per Gabriele Marcheggiani, regge però l'1-0 della Roma, adesso Verde prova ad innescare centralmente Di Mariano. Arriva ancora una chiusura difensiva di Kwazulu che se la sta cavando alla grande. Si rialza Tetua con il numero 12. E riceve anche complimenti di Williams. Una galera per la Mucca. Calcio d'angolo in favore della Roma, passati 11 minuti nella ripresa, qui però fischia il direttore di gara durante la battuta perché c'è tempo per un altro cambio. Fuori con il numero 14 in Zuzan in Kwazulu, dentro con il numero 17 Sitole. Ecco qui il quarto cambio in favore di Kwazulu. Ovviamente non c'è l'obbligo dei tre cambi in questo torneo. Il pallone dentro da saltare De Santis, fallo in attacco però e calcio di punizione in favore di Kwazulu. Ndlovu, ora Mafik Ndlovu molto bene proprio per il nuovo entrato Sitole. Intervenuto Paolelli, centrale difensivo del 97 ex Viterbese, Paolelli, mentre Belvisi sta per effettuare la rimessa con le mani. È il terzo anno di Roma per il numero 15, quello che sta per cominciare ovviamente, sarà il primo in primavera, è stato negli allievi nazionali con Roberto Muzzi la scorsa stagione, difensore dotato anche di buoni piedi. Lotta Vestenitsky ma non riesce ad agguantare il pallone, allora Ndlovu davvero insieme al numero 7 Bengu, uno dei migliori di quelli appena entrati, anche perché insomma, ci sono 12 minuti per giudicare per ora. De Santis, Anočić, lungo il lancio di Anočić che Adamo non controlla però. Allora arriva Tetua a chiudere. Lungo lancio, sempre per Bengu, fa lui il ruolo di terminale offensivo, il numero 7 di Kwazulu. Pallone però è della Roma, Anočić. Qui la conclusione con il destro e i primi brividi veri per il portiere di Kwazulu. Ci ha provato Di Mariano che è già al secondo tentativo in questa ripresa, quando sono passati 13 minuti, poco più. Sempre 1-0 con gol di Adamo per la Roma, arrivato al 24esimo del primo tempo. Bengu amministra un buon pallone, lo lascia largo sulla destra. La palla anche Sitole, arriva Adamo. Luando non riesce ad agganciare, allora c'è Ricozzi che ha già servito da Verde a Belvisi. Fuori, fuori, fuori.
Ora un pallone in avanti per Andlovu. Poi Bengu va giù, Paolelli interviene fallosamente secondo il direttore di gara, danni della numero 7, calcio di punizione allora per la rappresentativa sudafricana. Quando ci avviciniamo al quarto d'ora della ripresa. Alla battuta si presenta Zungu. Fischia l'arbitro, va Zungu con il sinistro in area di rigore, tentato il colpo di testa ma è intervenuto Anocic. Ancora Anocic a tornare sul pallone, c'è Sitole, ancora Sitole su Anocic, non riesce ad intervenire, poi Vestenitsky va a dare una mano in difesa l'attaccante slovacco e lo fa bene perché adesso il pallone torna in possesso della Roma. Pellegrini prova il numero, qui fallo netto ai danni del capitano giallorosso, ancora a terra Lorenzo Pellegrini. Eccolo qui l'ex centravanti reinventato da Vincenzo Montella, centrocampista. Buona intuizione perché insomma se la cava alla grande. Verde sbaglia qui il suggerimento, sembra un po' stanco Verde, un po' uscito dal gioco in questo quarto d'ora del secondo tempo. De Santis gira su Ricozzi, ancora Ricozzi, buono il suggerimento, l'apertura è per Verde, buono il controllo, ancora Verde, c'è Vestedischi al centro dell'attacco, Verde prova invece sul secondo palo, è arrivato il fischio dell'arbitro però ancora prima che ci fosse il colpo di testa da parte di Di Mariano se non sbaglio, che tra l'altro è rimasto a terra. Va l'arbitro poi a sincerarsi delle condizioni del numero 9 Francesco Di Mariano, rivediamo qui intanto il cross sul secondo palo, è andato a salvare, poi ha subito la carica, il portiere si continua a giocare sempre con la Roma in possesso del pallone. Pellegrini vede la sovrapposizione di Belvisi ma non è preciso questa volta il lancio. Non molla Belvisi ma non molla neanche l'altro numero 3, Williams, che adesso si incarica della rimessa con le mani. Troy Cox. Ricozzi è colpito di testa ma regala il pallone ancora una volta a Cox, prova adesso a riorganizzarsi con Longua, Quasulu, sempre Ricozzi, rischia ma Di Mariano fa buona guardia e riesce a mandare il pallone da De Santis, Pellegrini, ancora in avanti la Roma, Vestenitsky prova con il destro, a terra para Baniwa. Ricordo Baniwa, ragazzo del 1998, giovanissimo. Tanto Ricozzi non arriva sul pallone, ci arriva allora Sitole, poi Longua solo per un attimo, ancora Sitole, possesso palla del numero 17 che poi lascia sull'out di destra per Nduandwe, che è un po' meno vistoso diciamo così rispetto a un primo tempo in cui lì sulla corsia insieme a Nene si era alternato molto bene avanti e indietro il numero 20 di Quasulu, forse ha corso talmente tanto che adesso tira un po' il fiato. Verde, Pellegrini, Belvisi fa girare su Ricozzi, il laterale destro difensivo della Roma. De Santis, Anocic, vuole il tocco di ritorno per De Santis, qui rischia tantissimo, alla fine però subisce fallo il numero 7 che se la sta cavando bene come difensore centrale, ricordo insomma può essere o terzino destro o difensore centrale, Eros De Santis. Inquadrato intanto con il numero 17 Sitole, cross in mezzo a cercare Vestenitsky, in due tempi Baniwa. Baniwa deve fare attenzione ai rinvii perché già nel primo tempo ha fatto uno di quei regali mastodontici, qui va un po' troppo teso col rinvio il portiere di Quasulu, rischia grandi regali. Poi Bengu
si fa vedere Cox, ancora Bengu però in possesso del pallone, va centralmente, toccato per Mafik Anlovu, palla al piede, il numero 9, alla fine Zungu, e poi si perde il pallone, Vestenicki però a sua volta lo regala, riparte allora Kwazulu, Bengu, grandissimo lavoro tra due del numero 7, ancora Bengu, alla fine sceglie l'opzione di allargare sulla destra, il pallone per Sitole che sbaglia malamente, arriva Nene, ancora Bengu e poi Verde allontana definitivamente il pallone dalla propria area. Che rischio però, il rischio qui è di rilassarsi un po' troppo per la Roma, facendo ovviamente affidamento sulle proprie capacità e qualità che sicuramente saranno superiori, anche l'abitudine a giocare un calcio che, ripeto, seppur a livello di settore giovanile è calcio professionistico, solo che poi ti rilassi un attimo, questi ragazzi sono veloci e devo dire in alcuni sprazzi di gioco hanno fatto vedere anche una buona tecnica, poi è chiaro che soprattutto magari dal punto di vista tattico non siano il massimo. Qui tanto rivediamo però il numero di Bengu, perché ha fatto davvero una gran cosa, il numero 7 è stato molto bravo anche nella visione di gioco a scegliere l'opzione laterale, poi qui Sitole fa quanto di peggio potesse fare, Pellegrini è fondamentale per favorire poi Verde a spazzare. Adesso si gioca nell'altra tre quarti con Adamo, prova addirittura forse a piazzarla ma non gli riesce il numero, allora il pallone si spegne sul fondo, sarà semplice rinvio per Baniwa. Altro cambio, fuori con il numero 18 Simone Ricozzi, dentro con il 14 Emanuele Ndoi, inizialmente era stato dato in grafica, poi non è entrato all'inizio del secondo tempo, ragazzo albanese, centrocampista centrale, quindi anche qui tatticamente non dovrebbe cambiare nulla, classe 1996, appena arrivato alla Roma dopo il fallimento del Padova con cui ha giocato in primavera la scorsa stagione, ricordo 96, quindi in età da primavera già la scorsa stagione. Fuori anche con il numero 21 Verde, dentro un ragazzo molto molto interessante, a proposito di figli d'arte, visto che parlavamo di Gabriele Marcheggiani, questo numero 8 si chiama Lorenzo Di Livio, lo avete letto in grafica, un 97, può giocare all'ala destra così come alla sinistra, essendo uscito Verde è probabile che si metta a destra, ma insomma potrebbe esserci anche un cambio con Di Mariano, cosa che sembra per il momento perché l'ha presa sulla destra adesso Di Livio. Intanto però Vestenicki perde il pallone, il numero 24. Sta giocando infatti a sinistra con Di Mariano, eccolo qui che riceve il pallone, spostato sulla destra, lascia Belvisi Di Mariano, splendido il recupero da parte di Mafik Anlovu che riceve anche gli applausi dello stadio Princess Magogo di Kwamashu. Si continua a giocare. Adesso sarà interessante dunque vedere in azione un ragazzo di cui si parla davvero molto bene, come dicevo, Lorenzo Di Livio, laterale classe 97, lui è nato a Torino, immaginiamo perché visto dove ha giocato il papà Angelo. Qui intanto una buona iniziativa di Ndoi, poi viene fermato però l'ex centrocampista del Padova, Di Mariano. In avanti il numero 9, riesce anche a vincere un contrasto, pallone rimane lì, alla fine però viene messo fuori, evidentemente c'è qualcuno a terra perché ha volontariamente messo fuori il pallone Di Mariano, è così infatti, c'è Belvisi che è rimasto a terra per la squadra di Alberto De Rossi. Dicevo di Di Livio, pare che De Rossi lo stia anche reinventando trequartista, come detto nasce laterale destro o sinistro, brevi linee, grande dribbling. Questo sarà il secondo anno in primavera per lui, quello che comincerà, diciamo così, agosto-settembre, perché già ha giocato in primavera sotto età la scorsa stagione dalla seconda parte. Ha segnato anche un gol in 7 partite con la squadra di Alberto De Rossi, ne aveva segnati invece 8 con gli allievi nazionali di Muzzi all'inizio della passata stagione, perché ovviamente poi nella seconda metà, come detto, è stato aggregato alla squadra primavera sotto età, quindi già questo di solito a livello di settore giovanile, quando vengono aggregati un anno sotto età giocatori alla squadra maggiore, significa che hanno potenzialità non di diventare Cristiano Ronaldo, ma sicuramente di essere un gradino sopra ovviamente quelli della loro età, su questo non c'è dubbio. Ndoi perde palla, il numero 14, pallone che viene riconquistato allora da Sito e si riparte dalla difesa per Kwazulu, gioca però la rappresentativa sudafricana, Belvisi, Ndoi,
entrato per Ricozzi, il numero 14 albanese arrivato dal Padova. Viene davanti a Nocic, la difesa per ora non l'ha toccata Alberto De Rossi. Eccolo Di Livio. De Santis. Ndoye a vuoto. Pallone ancora in possesso di Kwazulu. Direttamente in fallo laterale, non può raggiungere il pallone ma Fikanlovu. Allora rimessa con le mani per Belvisi, già effettuata per Pellegrini. Anocic. Lungolinea per Di Livio. Già da questo un pochino si capiscono le caratteristiche, già da questo primo gioco di gambe del numero 8. Di Mariano, chiuso molto bene da Williams. Rimessa laterale allora in zona d'attacco in favore della Roma, se ne incaricherà come sempre da quella parte Belvisi. Ndoye. Belvisi. Toccato duro, stando a anche un po' alle grida del numero 3, non c'è nulla però invece da segnalare per l'arbitro Cirinda e neanche evidentemente per il suo assistente che era molto vicino. Bengu, solito gioco di prestigio. Fosse lui, chissà, il giocatore diamante grezzo, così l'ha definito Paolo Cardoso, colui che ha scoperto Cristiano Ronaldo, già sentirsi dare del diamante grezzo da uno che ha scoperto a 12 anni Cristiano Ronaldo non è male. Trattato molto bene in questo secondo tempo il numero 7 di Kwazulu, eccolo qui, questo che sta in pressing, Bengu. Terminale offensivo della rappresentativa allenata da Kwabe. Tanto il pallone dentro per Vestenitsky, il cross dall'altra parte, c'è Di Mariano, c'è anche Ndoye, ma alla fine solo fondo e dunque solo rinvio per Mbaniwa. Eccolo qui il cross col sinistro dell'attaccante slovacco Vestenitsky. Pellegrini in scioltezza controlla così il pallone, Vestenitsky se lo fa soffiare. Allora riparte Kwazulu. De Santis per il break. Ndoye, Adamo, ancora Adamo con un numero e danni di Nduandwe, riesce ad aprire proprio per Di Livio. Adamo, c'è anche la sovrapposizione di Anocic, Adamo vuole fare tutto da solo, prova il destro murato, Anocic cerca di arrivare su questo pallone, alla fine invece si prende il calcio d'angolo perché giustamente c'era stata deviazione. Dovrebbe essere proprio Di Livio ad andare a battere questo suo primo calcio d'angolo della partita, quando siamo arrivati al 27esimo minuto della ripresa. Perché comunque piccolino, è chiaro che non va in mischia a saltare, lo vedete, baricentro basso, si vede. Ecco, tutti dentro, dice Lorenzo Di Livio. Parte lui, lo batte basso però per Adamo, fuori dall'area di rigore, va con il destro Adamo. Non fa paura a Mbaniwa. Lui che ha segnato il gol, che sta regalando per il momento la vittoria alla Roma, Matteo Adamo. Numero 13. Come dicevo prima, un bel modo per festeggiare 18 anni compiuti due giorni fa, il 29 di luglio. Lui tra l'altro è emerso negli ultimi mesi, si è fatto vedere ed è emerso della scorsa stagione, Adamo. In tutto 12 presenze e un gol con la primavera di De Rossi l'anno scorso per Adamo, anche 5 presenze e 2 gol quando giocava con la nazionale Under 16 ed è stato anche nel giro dell'Under 17, ha un buon tiro da fuori e sarà per lui quello che sta per iniziare il quarto anno con la Roma perché ha fatto tutta la trafila a partire dai giovanissimi. Qui intanto il fallo su Ndoye, altro nuovo entrato, altro nuovo arrivato con la maglia giallorossa. Commesso il fallo Zungu. Pellegrini, proprio Ndoye smarcato, sta ricoprendo esattamente il ruolo che aveva Ricozzi prima di lasciargli posto. Non ha fatto cambi che hanno stravolto un granché se non
il cambio sull'esterno con Di Livio che è entrato per agire sulla sinistra e dunque Di Mariano che si è spostato a destra, insomma, qualcosa di abbastanza tipico. Di Livio. Già battuta la rimessa con le mani, Adamo amministra questo pallone sul pressing di Ndwandwe, poi arriva Nene, commette fallo il capitano numero 11 di KwaZulu, calcio di punizione in favore della Roma, chiama a sé Nene, tra l'altro il direttore di gara, solo per un richiamo verbale mi sembra. Qui rivediamo, c'è tutto, tutto il fallo di Nene ai danni di Adamo. Calcio di punizione. C'è Adamo proprio, anche Di Livio sul punto di battuta, Maniwa prova a fare buona guardia sul proprio palo, Di Livio si sta allontanando, quindi dovrebbe essere il compito di Adamo, teso il calcio di punizione che attraversa tutta l'area di rigore, non arriva la deviazione di nessuno, allora sarà rinvio per il portiere classe 98 di KwaZulu. Ndoi non arriva sul pallone, perché ci arriva prima Cox. Ancora Tristan Troy Cox che prova il lungo lancio all'indirizzo di Bengu. Non arriva. Occhio Andlovu. Viene avanti il pallone per l'inserimento di Longua. Non ci arriva però. Già fatto suo il pallone Gabriele Marcheggiani. Pallone che la Roma adesso sta facendo viaggiare in difesa con grande calma da De Santis a Paolelli. Belvisi, meno di un quarto d'ora al 90esimo, poi solo recupero, sempre 1-0 Roma, gol di Adamo al 24esimo. Qui errore però di Pellegrini che rischia di mettere in difficoltà De Santis, in qualche modo si salva, è rimasto a terra tra l'altro un giocatore della rappresentativa sudafricana. Pallone che poi finisce fuori, ferma comunque il gioco l'arbitro Cirinda. Era stato proprio sull'intervento con Belvisi. Proprio Bengu, se non sbaglio, sì, diciamo che ha sbattuto sul gluteo di De Santis Bengu. Quindi a De Santis fa male il gluteo e al povero Bengu fa male la testa però. Eccolo qui, Linda Bengu, entrato benissimo all'inizio della ripresa, uno dei cambi effettuati dall'allenatore Kwabe, un paio di buone iniziative, anche una tecnica di base che sembra buona. Forse potete anche sentire i richiami di Alberto De Rossi, non solo quelli di Kwabe in panchina. Sembra aver sentito tocco lungo su Di Mariano, chiama Alberto De Rossi a un suo giocatore. Intanto parla di Adamo, Di Mariano è dall'altra parte, c'è stata però la chiusura. Ricordo, girone A dunque, KwaZulu, Roma, Boca Junior e Benfica. Fatto attenzione a questo pallone dentro, Ndoi arriva, c'è anche Vestenitsky, poi c'è la chiusura difensiva, il pallone rimane lì, se la cava in qualche modo la difesa della rappresentativa sudafricana. Adesso il lungo rinvio proprio a cercare Bengu, ma c'è l'anticipo. E subito il pallone in avanti per Francesco Di Mariano. C'è la sovrapposizione di Belvisi, tiene palla Di Mariano che si accentra. L'apertura a cercare Di Livio. Prova di prima per Adamo, non un'idea brillante, anche se comunque riceve gli applausi di Adamo. Il numero 8, classe 97. Dicevo, girone A, appunto, KwaZulu, Roma, Boca Juniors e Benfica. Nel B abbiamo la nazionale sudafricana Under 19, il Santos, l'Everton e il Feyenoord. Torneo che vi farà compagnia fino al 9 di agosto. Sarà comunque un modo anche per, chissà, scoprire dei giovani che poi ci ritroveremo in qualche campionato europeo nelle prossime stagioni. Si prosegue il programma da domani, dopo questa partita. Alle 15 c'è Santos Everton per quanto riguarda il girone B, partita che vi racconterà Paolo Ciarravano, e poi alle 17.15 sarà la volta del Feyenoord contro la nazionale Under 19 con telecronaca di Gianluigi Bagnulo.
Tanto il cross in mezzo per Ndoye, male il primo tentativo, Murato il secondo, se la cava ancora una volta la difesa sudafricana. Poi Ndlovu, cercato il numero 10 Zungu. Buono l'intervento di Di Mariano, Pellegrini messo giù fallosamente da Bengu, calcio di punizione in favore della Roma. Gesto d'intesa comunque con il numero 7 Bengu. Giusto il fallo, ginocchio contro ginocchio, ostacolato Pellegrini. Già battuta la punizione dalla Roma, Belvisi. C'è Di Mariano sulla sua traiettoria, preferisce invece andare centralmente in difesa da Paolelli, che poi si rifugia da Gabriele Marcheggiani. Terzo portiere la scorsa stagione dietro Proietti, Gaffi e Zonfrilli, Gabriele Marcheggiani. Quest'anno la buona opportunità di mettersi in mostra. L'altro portiere della primavera quest'anno sarà quello che è stato portiere delle allievi nazionali la scorsa stagione, cioè Pop Romeno. Partecipa anche lui ovviamente a questo torneo come per ora secondo. Vedremo se insomma avrà spazio anche lui nel corso di una manifestazione di questo genere. Magari ci sarà la volontà di Alberto De Rossi di provare un po' tutti, dare spazio un po' a tutti. Ma queste sono anche manifestazioni utili per cominciare a creare l'ossatura iniziale di quella che poi potrà essere la primavera del prossimo anno, visti gli innesti dei tanti ragazzi arrivati dagli allievi nazionali e di qualche 96 che resta. Adamo è andato giù ma senza fallo, allora si riorganizza KwaZulu, c'è sempre Bengu in posizione di punta centrale, l'intervento di De Santis è falloso, calcio di punizione in favore dei sudafricani, c'è in possesso del pallone Longwa, era andato giù il numero 10, Zungu. Battuta la punizione, la chiusura difensiva della Roma che adesso prova a distendersi. Lorenzo Di Livio in possesso del pallone. Adamo si fa vedere Vestenitsky davanti. Si va invece centralmente con Doi che qui mantiene un buon pallone. Chiama palla a Belvisi, lo vede. Di Mariano allora arretra. Ancora Belvisi. Di Mariano. Doi di tacco, sempre per Francesco Di Mariano. Pellegrini. Di Livio. C'è Adamo a chiedere palla, ancora Di Livio, prova il gioco di gambe su un 2-on-2. Belvisi giù con il petto, ancora Belvisi, l'inserimento da parte di Mariano che va giù. Abbiamo rivisto l'intervento di Williams ai danni del numero 9 della Roma. Servito Bengu per KwaZulu, chiede palla a Sitole centralmente, splendida qui la chiusura di Paolelli. Segnalazione del guardalino, intanto è arrivato il fischio dell'arbitro Cirinda. 7 minuti e poco più al 90esimo, 1-0 Roma contro la rappresentativa locale KwaZulu Academy. Provato il gioco di prestigio di Mariano a servire Ndoye, il pallone però invece è dei sudafricani. Bengu, Ndlovu. Ndlovu voleva il pallone dentro per Bengu, arriva però la chiusura ancora una volta della squadra di De Rossi. Di Mariano. Ndoye. Cambia lato Ndoye. Si va da Di Livio. Ha spazio per salire Lorenzo Di Livio, chiede palla ad Adamo, centralmente c'è Pellegrini, c'è anche Ndoye libero, si torna da De Santis, Anocic, De Santis, ancora il croato, terzino sinistro, ex Osiek, Ndoye, Di Mariano. Può provare il numero di Mariano ma viene chiuso, alla fine torna sul pallone, riesce quasi a raggiungerlo, poi corpo a corpo con l'avversario, dovrebbe essere Williams, qualche spinta poi. Numero 19 Cox a duello con Di Mariano, intanto fuori con il numero 20 Ndwandwe, dentro Scesi con il numero 4.
Duandu che, come dicevo prima, insomma, ha corso molto, si è reso molto utile soprattutto nel primo tempo, poi è un po' sparito nel corso della ripresa, faceva un po' l'elastico da quella parte destra del campo con Nene, il capitano. Lascia spazio dunque Duandu al numero 4 Scesi. Tanto inquadrato il numero 9 della rappresentativa sudafricana, Mafikeng Ndlovu. Calcio d'angolo in favore della Roma, 5 minuti mancano al 90esimo, sempre vantaggio per la squadra di De Rossi e di Livio a battere ancora una volta basso per Di Mariano. Arriva adesso il cross in mezzo, messo fuori. Sitole allontana, ma il pallone era già uscito, dovrebbe essere nuovamente calcio d'angolo in favore della Roma. È così. Sempre Di Livio sul punto di battuta. Parte Di Livio, il pallone che rimane lì per Vestenitsky. Alla fine non inquadra la porta, poi arriva anche Di Mariano, pallone nuovamente ribattuto, prova ad uscire Kwazulu, ma è difficile perché la Roma copre bene, come in questa circostanza, pallone rilanciato in avanti. C'è sempre Lorenzo Di Livio, rimasto in proiezione offensiva questa volta sull'out di destra. Pallone che però esce, la rimessa sarà in favore di Kwazulu. Cox per la rimessa con le mani. Ndoi lascia il pallone a Pellegrini, in avanti, cercato proprio Di Livio, dentro per Vestenitsky, posizione regolare, il palo e poi il tentativo di Adamo, fallita a 4 minuti dal 90esimo, l'occasione del 2-0, prima Vestenitsky, colpisce il palo, poi Adamo non riesce nel tap-in vincente, tutto innescato da Di Livio, splendido il suggerimento per Vestenitsky. Vicinissimo il numero 24 slovacco al gol del 2-0. E poi Adamo poteva addirittura cercare la doppietta personale. Si resta sul 1-0. Scorrono i minuti intanto. Ne ha avute come di occasioni la Roma. Soltanto nel primo tempo, pensate, 8 tiri nello specchio da parte dei giallorossi contro i 2 di Kwazulu. Bottino incrementato nel corso di questa ripresa. Qui non c'è fallo proprio su Di Livio, comunque è entrato bene in partita, dicevo prima, quando ha fatto quel gioco di gambe si capiscono abbastanza bene le caratteristiche del giocatore, anche fisicamente si capisce che è un ragazzo, insomma, brevilineo, dotato tra l'altro di grande dribbling, si vede. Belvisi, pallone dentro per Vestenitsky, prova il numero in area di rigore, ancora Vestenitsky, rimane lì dagli 11 metri praticamente, murato da 3, Vestenitsky non riesce a segnare, poi arriva Belvisi che forse la tocca anche con una mano, ma in qualche modo si salva la difesa di Kwazulu. Di Mariano, ancora Kwazulu, prova in proiezione offensiva a Bengu, questa volta sull'out di sinistra agisce il numero 7, Cox deve resistere al tentativo in pressione di Belvisi e ce la fa, riesce a mandare da Williams. Pallone toccato da Mtetua. Il nuovo entrato, Scesi. Ancora Scesi sulla pressione di Di Livio. Resiste bene, alla fine arrivano in due. Adamo a sradicargliela. Di Livio segue l'azione. Viene avanti Adamo. Ancora lui, palla al piede. Vede Vestenitsky. Arriva però puntuale la chiusura di Cox. Non è finita. Di Mariano. Ancora Di Mariano a saltare Cox. Riesce a trovare il corridoio per Vestenitsky. Altra chiusura difensiva. Regge in qualche modo la barriera davvero difensiva di Kwazulu. Fine, il pallone termina fuori quando mancano 2 minuti al 90esimo. Ovviamente sono stati fatti molti cambi, come è tra l'altro d'abitudine in queste manifestazioni. Adesso vedremo quanto sarà il recupero concesso dall'arbitro Scirinda. Intanto il calcio di punizione è in favore proprio di Kwazulu. Pallone che stava per essere indirizzato proprio verso Bengu. Viene chiuso però dalla difesa romanista. Poi si passa dall'altro portiere. Mbaniwa che fa su il pallone, ha già messo in moto Williams. Cox è rimasto in proiezione offensiva lì sulla sinistra.
Eccolo il numero 19, riceve il pallone ancora Cox, però glielo sradica molto bene Belvisi, pallone che tra l'altro rimane in campo nonostante qualche protesta dei giocatori di KwaZulu di Mariano. Lo scatto di Francesco Di Mariano, l'intervento di Williams non è falloso, si lamenta un po' il 9 giallo-rosso. Rimessa con le mani in favore della Roma, anche se c'è un giocatore che dovrebbe essere Williams a terra per KwaZulu, è così. Numero 3, Williams, classe 96, difensore. Sembra molto dolorante. Il ragazzo allenato da Kwabe e selezionato da Paolo Cardosso, uno che dei giocatori ha dimostrato di capirci qualcosina. Ecco qui, anche in grafica potete vedere il programma della giornata di domani. Come vi dicevo, scende in campo il girone B del torneo Under 19 di Durban. De Santis Peranocic, 4 minuti di recupero, siamo già oltre di 30 secondi. Pallone toccato da Mtetwa, poi buono il tocco in avanti, Bengu riesce ad impossessarsi di questo pallone, lo tiene Bengu, poi un rimpallo che invece favorisce Di Mariano, può partire il numero 9, Vestenitsky in posizione come sempre di punta centrale, va giù Di Mariano, questa volta però c'è fallo di Longua. E calcio di punizione in favore della Roma. Adamo cerca lo spazio per il tiro, lo prova con il destro al lato. Brividi però per Mbaniwa. Altro ragazzo molto interessante, questo centrocampista classe 96. Sta per iniziare il suo quarto anno di Roma, il secondo in primavera con De Rossi. Ancora 2 minuti di gioco, se ne sono andati altrettanti di recupero dei 4 concessi dall'arbitro Scirinda. 1-0 per la Roma, sta decidendo il gol di Adamo al 24esimo contro KwaZulu Academy. Dunque, stando a questo risultato, la Roma raggiunge a quota 3 punti dopo la prima gara del torneo nel girone A il Benfica, che ha battuto 3-1 nella partita delle 15 il Santos, grazie ai gol di Pereira, Oliveira e Sanchez. Padilla invece in gol per, chiedo scusa, il Boca, non il Santos contro il Benfica. Padilla in gol per il Boca, l'unico gol di Livio. Belvisi. Calcia lungo Belvisi, non riesce a raggiungere proprio Vestenitsky perché c'è la chiusura difensiva. Bengu sempre bravo con il pallone fra i piedi, Sitole prova l'apertura sulla destra, va a cercare Scesi, non molla Scesi su Di Livio, ancora Di Livio però rischia di perderla, alla fine molto bravo qui a ripararsi dalle parti di De Santis, poi Anocic allontana più che può, lo fa direttamente in fallo laterale, rimessa in favore di KwaZulu, 50 secondi e sarà 94esimo. Sitole prova a servire Scezzi, attenzione a questa iniziativa proprio sul finale, Belvisi evita anche il calcio d'angolo, ma attenzione perché può essere messo in difficoltà Di Mariano, riesce a controllarla bene, ancora Di Mariano, alla fine sceglie giustamente di allontanare, siamo dalle parti della difesa con Williams, poi Cox, porta palla Cox, non si intende qui con il numero 10 Zungu, allora il pallone torna della Roma.
Di Mariano. 10 secondi allo scadere anche dei 4 minuti di recupero. Ndoye a saltare, Vestenitsky tocca quel tanto che basta per mandare il pallone da Adamo, chiama palla Di Livio, lo vede, non è preciso però il tocco di Adamo, riesce ad arrivare Di Livio, Nene a fare la guardia, ci mette il piede il capitano di KwaZulu, ancora Di Livio però dentro per Adamo, questa volta il tocco è davvero troppo lungo. Scaduti anche i 4 minuti di recupero, finisce qui infatti con una quindicina di secondi di ritardo oltre il 94esimo, la partita tra KwaZulu e Roma. Vince la squadra di Alberto De Rossi, inquadrato in questo momento 1-0 contro la rappresentativa sudafricana. Decide il gol di Adamo, che 2 giorni fa ha compiuto 18 anni e festeggia regalando i primi 3 punti della manifestazione nel girone A alla Roma, che come dicevo prima raggiunge dunque a quota 3 il Benfica. Per il girone B, appuntamento a domani con Santos Everton alle 15, Ciarravano. La nazionale under 19 sudafricana contro il Feyenoord sarà invece la partita che alle 17.15 vi racconterà Gianluigi Bagnulo. È tutto allora per il momento per quanto riguarda il torneo under 19 di Durban. Il saluto e ringraziamento da Giulia Mizzoni.